Diciamo che dopo aver ultimato e affidato la prima parte di quello che è il progetto della Roma Pescara, mi riferisco ai lotti Scafa, Manopello e Interporto, che abbiamo aggiudicato i lavori recentemente, il 2 di maggio avvieremo la progettazione esecutiva, oggi avviamo invece il dibattito pubblico della Pescara Interporto. Sono complessivamente 4 lotti. E abbiamo avviato, nel corso dell'anno abbiamo acquisito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, poi con un verbale d'intesa tra il Comune di San Giovanni Teatino, Rete Ferroviaria Italiana e Regione, abbiamo studiato una variante al progetto che prevede un parziale interramento di circa 600 metri presso il Comune di San Giovanni Teatino, e adesso avremo il dibattito pubblico che avrà la durata di 60 giorni, poi 30 giorni per acquisire il parere del coordinatore del dibattito pubblico, e poi da lì avvieremo l'iter autorizzativo. Iter autorizzativo che si ultimerà a gennaio del 2025, dopodiché possiamo partire con la rivisitazione del progetto a valle di quello che saranno poi tutte le osservazioni che scaturiranno dall'iter autorizzativo, e poi potremo andare in gara nel 2025 per l'avvio dei lavori. A questo punto i propedeutici verso la fine del 25 e l'avvio effettivo dei lavori nel primo trimestre del 2026. Questo è un po' l'iter, il cammino che ci vede affrontare partendo oggi con l'avvio del dibattito pubblico.